Ragazzi, è finita, faccio questa partita perché è la prima partita dei mondiali. I mondiali sono iniziati. Russia, Arabia Saudita, 5-0, signori, 5-0. Una partita davvero molto divertente. Io me la sono vista, il primo tempo l'ho visto tutto e mi sono visto il secondo tempo, gli ultimi tipo 15-20 minuti. Ovviamente, ragazzi, anche vedendo il risultato, vedendo la partita, la Russia è nettamente superiore, l'Arabia veramente aveva molte difficoltà. Si vedeva proprio nei singoli, molte volte non riuscivano a fare stop buoni, il pallone, avevano difficoltà a organizzare il gioco, a girare palla, quindi vittoria della Russia meritatissima, vittoria della Russia meritatissima, superiore nettamente rispetto all'Arabia, che arrivava anche in certe condizioni la Russia, perché mancava Kokorin in attacco, l'attaccante di riferimento, i fratelli Berezuski in difesa. E ragazzi, una bella Russia, abbiamo visto una partita molto divertente e partiamo subito dal primo gol, l'1-0 arrivato da un certo Beziski, un giocatore del Krasnodar, ora scoperto, non lo conoscevo. E ragazzi, dato che in difesa hanno chiamato appunto, da cui mancavano i fratelli Berezinski, Ignashevich, un giocatore quasi 39enne, ha quasi 39 anni Ignashevich. Ma oggi ha giocato una partita di tutto rispetto, forse uno dei migliori in campo. E poi ragazzi, Golovin è un fenomeno. Golovin, chi non lo sappia, cioè chi non lo sa, per chi non lo sa, ora guardate, vi fanno vedere le lights. Questa partita, comunque, ragazzi, continua il discorso. Golovin, un giocatore che vuole la Juve. Golovin è molto voluto dalla Juve, è valutato 25 milioni e oggi l'ha dimostrato sul campo perché ha fatto un partone della Madonna. Al 93esimo, ai minuti finali, Golovin ha fatto un gol su punizione spettacolare. Una punizione brillante, Golovin, veramente. Se lo avessi io nella Fiorentina, io, cioè se lo potessi prendere nella Fiorentina, ce lo porterei Golovin, è un fenomeno, è un fenomeno. Secondo me è uno dei migliori emergenti giovani del momento. E secondo me, specialmente dopo il mondiale, tutti salteranno su di lui sul mercato. E ragazzi, come dicevo, Golovin è ricercato dalla Juve, che appunto la Juve, cioè il CSKA Mosca vuole 25 milioni di euro per Golovin. Chiede alla Juve 25 milioni di euro. Ragazzi, sono tutti per Golovin, li vale tutti 25 milioni secondo me. Però ragazzi, parliamo anche di Sheryshev, che mi pare giochi nel Villarreal. Ha fatto un partitone perché prima è entrato al posto di come si chiama? È entrato al posto di Zagoev. Secondo me Zagoev è fondamentale nel gioco della Russia. E ha fatto veramente, oltre a fare i due gol, il secondo gol spettacolare, ragazzi. Il secondo gol di Sheryshev, spettacolare. E poi, ragazzi, un altro giocatore che oggi mi è piaciuto molto, Smolov. Ragazzi, Smolov, che oggi ha giocato al posto di Kokorin, che purtroppo è infortunato, da quanto ho capito. Che poi al suo posto è stato Zuba. Zuba ha anche segnato. Comunque, ragazzi, Smolov, attaccante del Krasnodar, su Transfermarkt lo valutano. Il suo valore di mercato è 16 milioni. Oggi, cioè Smolov, ragazzi, mi piace tanto perché oggi, pur non avendo segnato, secondo me è fondamentale per il gioco della Russia. Perché fa salire la squadra, fa gioco di sponda, si propone. Smolov è veramente un giocatore che mi piace davvero tanto. L'ho scoperto ora, non lo conoscevo, sinceramente. E poi, ragazzi, ragazzi, oggi non dico che mi aspettavo grandi cose dall'Arabia Saudita, ecco. Però contro l'Italia e contro la Germania l'Arabia Saudita aveva perso di misura, aveva perso sia 2-1 contro l'Italia sia 2-1 contro la Germania. E oggi mi sono stupito, cioè, perché comunque aveva fatto delle prestazioni, non dico, però aveva perso di misura. Oggi invece ne ha presi 5 della Russia. Però ragazzi, vittoria della Russia meritatissima, ripeto, l'ha dominata, proprio ha comandato la Russia. E quindi ragazzi, sì, ripeto, Golovin è un fenomeno, mamma mia. E ragazzi, questo video finisce qui. Prossimo passo partita dei mondiali, domani mi guarderò Portogallo Spagna, il grande derby, signori. Cristiano Ronaldo contro Sergio Ramos.
Qui c'è il post partita nella TV. Stanno facendo le lights. Comunque ragazzi, questo video finisce qui, c'è un prossimo video bella.